Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dove vi mostro gli acquisti e i libri ricevuti a febbraio e marzo. Come sempre giù nell'info box troverete tutti i link dei libri che vi mostro in questo video, sono link affiliati ad Amazon, questo vuol dire che in caso di un ordine tramite uno di questi link per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccolissima percentuale che mi aiuterà con il canale. Detto questo vi invito anche a iscrivervi e a commentare questo video. Allora parto con le collaborazioni. Un libro che attualmente è in lettura è Madrigale e la bottega dei 100 mondi di Matteo Dall'Olmo e Matteo Landi, edito Bookabook. Infatti questa è una collaborazione che ho fatto con Bookabook, un libro che attualmente è in lettura. Sto andando a rilento con la lettura in questo periodo perché è un periodo particolarmente brutto, pieno di cose, quindi non ho la testa, non ho il tempo di leggere. Sto più che altro ascoltando libri perché mi torna più comodo quando sono magari per ospedale, eccetera. Quindi ecco, sto andando a rilento, ma in realtà è una lettura che mi sta piacendo anche se sono sempre all'inizio. Vi leggo che cosa c'è scritto dietro. L'indifferenza minaccia il mondo. Con atti di bontà disinteressata, il cuore grande le si impongono e il saggio Madrigale è incaricato di custodire le loro imprese nella sua bottega, luogo magico che viaggia nel tempo e nello spazio. Ma l'incappucciato che vuole impossessarsi dei poteri e delle conoscenze del custode lo segue. Solo con l'aiuto di Michele e Paola, due giovani cuore grande, Madrigale potrà dare battaglia all'indifferenza e cercare di mettere un freno alla sua corsa. Il viaggio però sarà lungo e impervio, ricco di pericoli da superare, di storie da scoprire, lezioni da imparare e di importanti scelte da compiere. Un bel libretto, bello cicciottino, vi farò poi sapere una volta letto. Altra collaborazione, di questo mi sembra ve ne ho già parlato, si tratta di Sirion, il cavaliere, di Maria Erika Martino, un portal fantasy young adult che a me è piaciuto tantissimo. Allora intanto vi mostro com'è all'interno, perché è un libro che veramente è molto curato, con all'interno anche delle belle mappe, ed è un libro che a me è piaciuto moltissimo. È il primo di una trilogia, però per quanto mi riguarda può anche essere considerato un autoconclusivo. Mi è piaciuto molto proprio per la caratterizzazione dei personaggi e il world building molto ben curato, la trama molto interessante. Anche qua vi leggo velocemente. La magia più complessa di quanto si possa immaginare. Eric è costretto a impararlo a proprie spese quando, grazie all'incontro casuale di Kate, scopre l'esistenza di un mondo nascosto, il regno di Sirion, nel quale viene catapultato grazie a un portale. Il suo obiettivo è riportare a casa, a Londra, gli amici Mike e Will, ma per farlo si troverà a fronteggiare Zaira, la maga che ha assoggettato il regno e lo conserva in uno stato di sospensione da 7 anni. Tuttavia Kate e Zaira sembrano legate da un passato di astio e tradimenti. Riusciranno i ragazzi insieme con la Resistenza ad avere la meglio? È un libro che assolutamente vi consiglio, scritto benissimo, una scrittura molto scorrevole, veramente un bellissimo libro. Poi, altra collaborazione con Giorgia Saolini, mi ha inviato Vulnere Amoris e anche Vestigia Amoris. Vestigia Amoris l'avevo già letto sempre in una collaborazione con l'autrice in ebook, però gentilmente mi ha omaggiata del cartaceo anche di questo, mentre Vulnere Amoris è l'ultimo libro che ha pubblicato. Fanno parte entrambi della stessa trilogia, ma sono libri autoconclusivi. L'unica cosa, se decidete di leggerli, io vi consiglio di leggere prima Vestigia Amoris e dopo Vulnere Amoris, perché in questo libro, nel secondo, la storia, il protagonista della storia, uno dei protagonisti della storia è il figlio dei due protagonisti di qua, quindi ecco, secondo me è meglio leggerli di seguito, prima questo e poi quest'altro. Inoltre, tra il primo volume e il secondo volume si nota anche il miglioramento della scrittura dell'autrice, quindi anche per questo vi consiglio di leggerli
in ordine, però se volete leggerne solamente uno, sappiate che sono autoconclusivi e quindi non vi perdete niente. Sono paranormal, romance, fantasy, romance, romantasy, com'è che si chiamano. Mi sono piaciuti molto entrambi curatissimi, con delle belle illustrazioni tutte e due. Devo dire che questi libri veramente sono molto molto curati entrambi, la scrittura molto fluida, le storie molto interessanti, assolutamente straconsigliati, anche di questi ve ne ho già parlato. Altra collaborazione fatta con Elisa Cavalli, Al di qua delle stelle, questo è il primo di una trilogia, il secondo devo ancora leggerlo, è un bel librone cicciottello, anche qua un libro veramente molto molto curato, con all'interno illustrazioni, mappe, disegni. Ora se riesco a trovare, ecco qua, qua c'è una mappa, ci sono anche appunto delle illustrazioni. Anche qua i libri dell'autrice, di Elisa Cavalli, sono curatissimi, veramente molto molto curati, e anche qua la storia mi è piaciuta tantissimo. Elisa è bravissima a creare dei mondi super immersivi, riesce proprio a immergere il lettore nelle sue storie, anche qua si tratta di un romance fantasy, bello, 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 con dei bellissimi personaggi, caratterizzati molto bene, una storia con molti colpi di scena, con un finale che a me è piaciuto moltissimo, infatti non vedo l'ora di leggere il secondo libro, che è anche il conclusivo della trilogia, e per adesso ve lo straconsiglio. Altra collaborazione, si tratta di Dib il Drago. Questo qua è un libro scritto da Candida Dida e illustrato da Chiara Vincenzi. Di Chiara Vincenzi avevo letto Nanà, la strada verso casa, che mi era piaciuto moltissimo, e anche questo mi è piaciuto molto. È una storia, è vero, per bambini, però molto carina, mi ha fatto anche sorridere, con dei personaggi ben caratterizzati, ci sono gnomi, draghi, fatine, insomma, il piccolo popolo, diciamo, e le illustrazioni poi sono magnifiche. Inoltre ci tengo a dirvi che questo libro è scritto, come si può vedere, con dei caratteri molto grandi, quindi è carino da leggere insieme ai propri bambini, però si può tranquillamente far leggere anche ai bambini da soli, perché la scrittura è grande e quindi anche i bambini che stanno imparando a leggere possono appunto provare con questo volume senza problemi. È molto carino, si tratta appunto di questo drago che deve essere salvato, e in suo soccorso andranno degli gnomi. Veramente molto carino, poi ripeto, mi ha fatto anche sorridere in una scena, molto consigliato. Altra collaborazione, l'ultima, è con Esther V. Allora, io il titolo di questo libro vorrei dirvelo, ma poi faccio una figuretta, quindi io ve lo metto qua, vi metto casomai anche la copertina, così lo vedete meglio, perché io e l'inglese non andiamo d'accordo. Si tratta di un autoconclusivo, vi leggo che cosa c'è scritto dietro. La mortale di nome Gladys, per volere del caso, si trova nelle circostanze di dover salvare la vita al Re delle Stelle. Il suo coraggio sancisce un'inconsapevole unione tra le loro anime. Sedir, colui che regna il firmamento, si troverà a dover salvare a sua volta la ragazza per sciogliere quel legame. Tra una convivenza forzata, una vendetta che urla a gran voce di essere compiuta dopo millenni e una malvagia entità che si nasconde nell'ombra, un destino attende placido di diramare il proprio incantesimo. Anche qua si tratta di un libro che io ho letto velocemente, perché la scrittura è coinvolgente, è semplice, è scorrevole. I personaggi mi sono piaciuti tanto. Mi è piaciuto il protagonista, che è il super sexy, però anche un po' stronzetto, però mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto anche un altro personaggio che non è il protagonista, però ruba cuori un po' a tutti. Insomma, è una storia che a me è piaciuta molto, ve ne parlerò meglio nel wrap up appunto di marzo, per ora non mi dilungo perché altrimenti il video viene lunghissimo, però vi dico che è un libro che a me è piaciuto sia per la scrittura sia per la trama. Passando poi ai libri che ho acquistato io, questi ancora non li ho letti.
letti, anzi no, sì, uno sì, questo l'ho acquistato io, però l'ho anche già letto, ve ne ho già parlato, ed è Valley Night, The Lady and the Butler, di Lisa Saporito. Questo è il secondo volume della trilogia di Valley Night, sono tutti libri autoconclusivi. Questo è il prequel del primo libro di Valley Night. Sono dei libri che a me mi sono piaciuti entrambi, anche questo secondo mi è piaciuto perché si va a conoscere meglio la storia dei personaggi del primo volume, quindi personaggi già conosciuti, già amati, e qua andiamo a approfondire sia il loro lato del carattere, di come sono, di che cosa è successo, il come mai sono diventati quello che sono diventati, e anche a conoscere bene la loro storia. Insomma, a me è piaciuto proprio per questa cosa di andare a scavare ancora di più nel passato di questi personaggi. Mi piace moltissimo la scrittura dell'autrice, mi è piaciuta la storia, che non è stata per niente noiosa, mi ha intrattenuto molto bene, una scrittura molto semplice, un libro che si legge velocissimo e che intrattiene molto bene. Non pensavo mi sarebbe piaciuto tanto quanto il primo, ma devo dire che anche questo secondo volume è stato veramente molto molto bello. Passiamo ora ai libri che ho acquistato ma che ancora non ho letto. Allora, una novità di Oscar Wilde, La Congregazione Reale di Sua Maestà. Il primo mi sembra di una trilogia. Di questo ne ho sentito parlare benissimo da tutti quelli che l'hanno letto in lingua, quindi io ero molto attratta da questa storia e ho voluto prenderlo, fidandomi un po' delle recensioni che avevo visto su YouTube. E quindi niente, vi farò poi sapere una volta letto, comunque mi interessava parecchio, quindi l'ho preso. Poi c'è stata una promozione di Mondadori, scegliendo due libri si pagava solamente 12,90 euro, mi sembra. Io ho scelto due libri che volevo leggere da un po', e conveniva veramente prenderli così, quindi ho preso La casa sul mare celeste, quindi un fantasy di T.J. Clune, e un distopico, Poster Girl di Veronica Roth. Io questi qua appunto volevo leggerli entrambi, però visto il costo dei libri, perché si aggirano sulle 19 euro l'uno, una roba del genere, le storie non mi interessavano così tanto da spendere una ventina di euro l'uno, però così a 12,90 euro tutti e due insieme li ho presi, però ancora appunto non li ho letti. È stato un mese molto 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 intenso, dove non ho proprio la testa per leggere, in più sono anche dislessica, quindi mi ci vuole una certa concentrazione per leggere, e quindi insomma questo mese è andato un po' così. Comunque ho comprato poi A Study in Drowning, La storia sommersa. Questa è la seconda uscita di Il Castoro Off. Avevo acquistato anche la prima uscita, che è Stelle Ottone. Questa appunto è la seconda uscita, e anche qua abbiamo un volume curatissimo, ma veramente, cioè, la meraviglia dei libri che sta sfornando Il Castoro Off, fantastico. All'interno c'era anche una cartolina, eccola. E anche di questo ne ho sentito parlare benissimo dalle persone che l'hanno letto in lingua, volevo acquistarlo e l'ho acquistato subito appena è uscito. Meraviglioso, poi è curatissimo e costa 24 euro, è vero che è tanto, però cioè, guardate che roba, molto molto bello. Poi mi è stato omaggiato dalla Feltrinelli per via della tessera che ho a platino, potevo scegliere un libro di questi qua dell'economica universale Feltrinelli e ho scelto Il Quinto Figlio, una storia particolare, ne ho sentito parlare benissimo, una storia disturbante, e ho voluto prenderlo, mi incuriosiva tantissimo, vi farò poi sapere, comunque ne ho sentito parlare solo bene. Poi a 9 euro ho preso Storia di due anime, anche questo è un libro che volevo da un po', e alla fine a 9 euro l'ho acquistato. È un libro che si può leggere in due modi, cioè nel modo classico, dall'inizio alla fine, oppure scegliendo di partire seguendo, vedete in fondo ogni capitolo c'è una manina
con il numero della pagina e quindi vi manda, come dire, lo leggete sparpagliato seguendo appunto l'ordine di questa manina. Io credo che spero di essermi spiegata bene. Io credo che lo leggerò nel modo classico perché così faccio prima. Fatemi sapere se voi l'avete letto e in quale modo avete scelto di leggerlo. Poi ho preso dei libri su Vinted, anzi no, prima dei libri di Vinted vi parlo di questo che l'ho preso su Amazon. Si tratta dell'Altra metà del male di Laura Usai, è il terzo volume della trilogia La curatrice, un low fantasy. I primi due libri mi sono piaciuti moltissimo, appunto devo leggere il terzo volume, speravo di farlo nel mese di marzo, non ce l'ho fatta, ma lo leggerò molto presto perché sono veramente curiosa di vedere come andrà a finire la storia. Su Amazon ho preso poi su Vinted ho preso poi una serie di libri che mi convenivano tantissimo. Allora, ho preso questi due libri insieme e li ho pagati 1,50 € insieme con il set e ho preso Storie di mezzanotte da leggere in bagno. Non lo so, mi ispirava, mi piaceva la copertina e mi conveniva mettere anche questo nel set e prendere due libri perché questo da solo costava 2 euro, se inserivo il secondo libro mi veniva 1,50 €, quindi ho inserito anche questo. E poi ho preso Petra, la leggenda della strega guaritrice. Questo è un libro che avevo visto su Amazon, la storia mi interessava ma non c'erano recensioni, non sapevo quindi se prenderlo o no. Il prezzo 16,90 € un po' mi frenava e poi niente, l'ho trovato su Vinted e l'ho preso in un set. Altro set che ho preso su Vinted, 3 libri anche qua pagati forse 2 euro tutti e 3 insieme. Allora ho preso 4 libri insieme. Ho preso Pizze indemoniate e come mangiarle di Nero Press Edizioni. Io di questa casa editrice ho letto un po' di cosine, le trovate su BookBeat, vi lascio il link di BookBeat con il mio codice sconto dove potete andare a leggere o ascoltare i libri con il mio codice sconto per 60 giorni gratis, dopodiché potete semplicemente disdire l'abbonamento oppure continuare. Ci si trovano molte cose, tra cui appunto i libri della casa editrice Nero Press. Questo qua mi interessava, mi faceva ridere la trama e ho voluto prenderlo. Poi ho preso anche Il mistero di Virginia Haley, questo edito Nati per scrivere di Alessio Filiseo. Anche i libri di Nati per scrivere li trovate su BookBeat. Una storia che a me sembrava interessante, ambientata a Londra nel 1892. Vi farò sapere, spero di leggerli presto questi libri perché mi incuriosivano. Poi Romeo e Giulietta 2209 di Fucine Editoriali, anche qua mi interessava tantissimo, vi farò sapere perché questi libri non li ho letti e alla fine ho aggiunto anche questo perché con il set mi conveniva aggiungere un libro in più e ho preso Scintilla di Lidia Simonetti, ancora non l'ho letto, abbiamo... Io credo che questo libro lo leggerò in 2 ore perché sono veramente poche pagine e non lo so, mi ispirava la trama, sono andata a leggermela su Amazon perché qui dietro non c'è scritta, mi sembrava carino e l'ho aggiunto. Bene, ok, questi sono stati i libri che ho acquistato a febbraio e a marzo. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi, se ci sono delle novità che state aspettando, se avete letto qualcuno di questi libri. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!